Ora, sul tema della corruzione e di chi denuncia la corruzione all'interno della pubblica amministrazione, ci parlerà il dottor Miguel Martina, che è responsabile nazionale della sicurezza pubblica. Martina è stato diversi anni qua a Trento, ha denunciato delle cose incredibili, tra cui dalle cose molto grandi alle cose anche piccole e curiose, cioè dall'illegittimità della costruzione di tutta una serie di ponti. Infine, alla illegittimità della coltivazione degli asparagi sulle aree colenali, che appunto ieri parlavo con lui, diciamo, insomma, perché sei proprio uno che ama rompere le scatole. Ma anche in queste cose c'è, perché vedete, io ho una laurea in ingegneria idraulica. Una delle cose per far funzionare il fiume deve andare ad una certa velocità. Quando si ingrandisce deve sfruttare le aree colenali, che sono quelle zone un po' piane che stanno tra l'argine e il corso normale del fiume. Se nell'area colenale ci sono, come succede da noi e come succede in pianura padana, alberi, costruzioni, orti e tutte queste cose, succede che il fiume non scorre alla sua velocità e quindi continua ad aumentare di livello. Quindi a noi sembra una sciocchezzuola, in parte gli asparagi forse sono la cosa meno eclatante, però anche quello è che tu fai porti avanti una coltivazione mettendo in pericolo quella che è la sicurezza di tutti quanti. Insomma, bisognerebbe avere su queste cose attenzione. Ecco, il dottor Martina ha avuto questa esperienza in Trentino, adesso ha un'esperienza nazionale, ti immagino, che è qua a raccontarci. Allora, buongiorno. Intanto vi dico subito che io mi ero preparato una relazione, ma ci farò poco affidamento, perché gli spunti che ho avuto dei relatori precedenti, che hanno raccontato un quadro desolante e devastante dell'argomento di cui ci stavamo accingendo a parlare, sicuramente mi faranno cambiare parte della mia relazione. Ed in particolare voglio richiamare l'attenzione a dei precisi interventi fatti dai relatori che mi hanno preceduto, non ultimo quello che adesso ha fatto Ettore Paris. Un dipendente pubblico è chiamato a fare rispettare le leggi, tutte, non quelle che gli piacciono o quelle che non gli piacciono. Poi si può fare lo scrupolo morale di dover applicare una norma che non gli piace, può protestare con gli strumenti che ha, ma la deve fare applicare. Questa riflessione non viene neanche fatta nei paesi del nord, in Finlandia, in Norvegia, in Olanda, in Germania. È naturale, solo noi ci poniamo il dubbio se applicarla o non applicarla ad uso e consumo di qualcuno e di qualcun altro no. Se una casa è abusiva, va distrutta la casa abusiva, non è che ci poniamo il problema o ci dobbiamo porre il problema se va fatto o non va fatto. Le norme si applicano e il presidente del CSM, che veniva evocato dall'avvocato Pini, ha detto: fateci le norme. Ma se abbiamo un Parlamento che ci fa norme come la legittima difesa in casa solo la notte al buio, in cui devo studiarmi un algoritmo a che ora inizia la notte e sapere esattamente come funziona, ci dà un nuovo concetto di ora legale, no? Perché? Perché l'ora legale in cui è legale sparare è l'ora in cui non è legale sparare. E dobbiamo applicare queste scempiaggini. Ora, al di là di quella che può essere l'interpretazione su questa norma, se lo stesso ex Presidente del Consiglio ha detto che è una stupidaggine, è chiaro che mi potrei permettere anch'io di farlo. Ma al di là di questo, mi rifaccio anche alla domanda che è stata fatta dal consigliere De Gasperi. Lui ha detto: è opportuno provincializzare l'Agenzia delle Entrate? Bene, ha riportato un esempio, Paris,
parlando di quel famoso presidente della provincia, e quindi già solo per quello non sarebbe opportuno, ma io mi ricordo di un altro evento di cui si ricorderà sicuramente Treparis, ma visto coinvolto proprio in quelle vicende, in cui un presidente della provincia si fece togliere una multa fatta e erogata dalla Polizia di Stato. Perché? Perché la sua macchina, per andare a fare una riunione non meglio specificata, correva su una strada con limiti a 50 a 170. Tant'è vero che, come venne l'opinione pubblica a sapere che gli era stata tolta la multa, i tassisti si armarono di bastoni e andarono sotto la sede del commissario del governo praticamente a fare notare come ci fossero stati due pesi e due misure, soprattutto perché i tassisti con la patente ci mangiano. Ora, è quello un altro esempio per dire no? Il vero motivo per cui non bisogna provincializzare è, come diceva il relatore precedente, è che bisogna tenere distante chi recluta da chi accerta. Chi recluta i dirigenti, chi recluta i funzionari e chi ne dispone l'organizzazione non può essere lo stesso che poi da loro dovrebbe essere controllato. E quindi solo per questo motivo, per un problema e un principio di affidamento, io praticamente non devo e non posso provincializzare. Al di là di quelle che possono essere le legittime aspirazioni dei dipendenti, ne parlo come sindacalista, che si possa aumentare o diminuire lo stipendio di 100-150 euro. Io non mi voglio fare gestire da chi poi dovrò andare a controllare. Questo è poco ma è sicuro. Un altro spunto è praticamente fatto, è stato quello dell'avvocato Scaglia. Ottimo intervento che io posso provare, perché è una delle cose su cui mi appassiono, fare ridurlo in due righe. È cambiato qualcosa in Italia? Assolutamente nulla, a parte il fatto che la gestione dei dipendenti e degli immobili passa allo Stato e pagano i contribuenti onesti, mentre prima la gestione del personale e degli immobili venivano pagati dagli aggi sui disonesti. Quindi abbiamo l'effetto perverso che adesso niente è cambiato, ma paghiamo tutti noi, ed è una cosa che io considero assolutamente intollerabile. Perché? Perché anche questo è uno spot pubblicitario seguendo la cascata delle emozioni dell'opinione pubblica che chiede e ha chiesto con grande forza di eliminare non Equitalia di per sé, ma i metodi di Equitalia, i metodi degli accertamenti. Non Equitalia di per sé. Equitalia per me poteva rimanere esattamente così com'era, ma dovevano cambiare le regole di ingaggio, perché sono le regole di ingaggio che poi determinano la mia e la vostra vita. Perché io nella mia relazione ho voluto e voglio affrontare il tema della corruzione e della tutela di chi denuncia fatti illeciti all'interno delle pubbliche amministrazioni? E perché ritengo che la legge sia insufficiente e vada ampliata? Ed in questa sede chiederò a Filippo De Gasperi di farsi un portatore di una proposta normativa in ambito provinciale, secondo quelle che sono le guarentigie dello Statuto Speciale di Autonomia, e ai politici presenti, se ci sono, a livello nazionale. Perché, attenzione, la nostra vita è stata distrutta dalla corruzione in Italia, è stata totalmente devastata, e la corruzione fa pandan con l'evasione fiscale, dove poi a pagare, si sa, sono sempre gli stessi. Io mi sono preparato, attingendo a fonti straniere, quelli che sono gli studi sulla corruzione in Italia. Vi potrei elencare una settantina di opinioni, le ho riassunte, la mia relazione verrà pubblicata, spero che voi la possiate leggere. E per ridurre i tempi del mio intervento vi dico subito che noi nel 2016 siamo, per la percezione della corruzione, al 61esimo posto su 174 e siamo a braccetto con il Senegal, con il Montenegro e il Sudafrica.
meritorio, perché? Perché prima eravamo 70esimi, cioè abbiamo fatto un grande progresso, perché con le nuove norme anticorruttive praticamente siamo riusciti a fare questo salto qualitativo. Prima o poi arriveremo al 50esimo posto, chissà quanto entreremo tra i paesi civili, non è dato sapersi. Il problema è che la corruzione affligge il settore pubblico come il settore privato. Ed è sempre necessaria una commistione tra il pubblico e il privato, perché dove c'è un corruttore c'è un corrotto e dove c'è un concussore c'è un concusso. Quello che noi non riusciamo a debellare è il velo di omertà all'interno delle aziende private e delle aziende pubbliche e dello Stato in materia di corruzione, perché come giustamente diceva l'avvocato Pini, non esistono reali ed effettive norme a tutela di chi denuncia. Anzi, quelle attività sono assolutamente disincentivate. Perché? Perché chi lo fa una volta sicuramente non si esporrà mai più, e di lezione sarà per tutti gli altri. Perché lo Stato, il problema, è che questo ci racconta. Ma quale Stato mai? Quale nazione ha bisogno di dire a un dipendente pubblico: se denunci ti proteggo dai tuoi dirigenti? Accidenti, ma che senso ha una norma del genere? Dovrebbe essere di per sé che io, che ho un ruolo pubblico, debba difendere chi denuncia fatti illeciti, e invece è necessaria una norma. Pensate alla sfiducia che lo Stato ha di se stesso, e che brutta rappresentazione dà al cittadino, dove può essere addirittura prevista una ritorsione nei confronti di chi denuncia fatti illeciti. Ora, uno dei grossi problemi per quanto riguarda il whistleblower, io lo odio questo termine, whistleblower, noi continuiamo a scimmiottare i termini inglesi. Whistleblower altro non significa che soffiatore nel fischietto, di anglosassone memoria, cioè tutti i poliziotti che sono nei paesi anglosassoni hanno in dotazione un fischietto e attraverso quello segnalano dei reati. Il whistleblower altro non è che un poliziotto che segnala dei reati. È stato esteso anche a coloro i quali non poliziotti segnalano reati, ma quelli di nixoniana memoria erano i cosiddetti deep throat, cioè le gole profonde. Vi ricordate lo scandalo Watergate? Dopodiché, nella nostra cultura associamo il whistleblower all'infame. Perché? Perché ha denunciato i colleghi di varie cose. Il problema del furbetto del cartellino è sicuramente un problema, ma non è il nostro principale problema. E tutta la pubblica opinione dallo Stato è stata spostata alla battaglia contro il whistleblower, contro il furbetto del cartellino, che è un truffatore di basso cabotaggio. I veri truffatori sono quelli che fanno danni a voi e alle vostre tasche. E va incentivata la lotta alla corruzione attraverso la difesa di chi denuncia, non del whistleblower, di chi denuncia. E lo Stato italiano è riuscito ad alterare quello che la comunità europea e l'OCSE ci avevano chiesto, cioè loro ci avevano chiesto una legge in difesa di chi denuncia in chiaro, innanzitutto, che va in procura o alla Corte dei Conti a denunciare fatti illeciti. E quindi già di per sé ci sono tutte le guarentigie in quel senso. Riducendo quella difesa all'anonimato, cioè come se la difesa fosse legata all'anonimato, ti garantisco l'anonimato, poi purtroppo se non posso più garantirti l'anonimato allora non ti difendo più. Addirittura ci sono delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare un'agenzia fiscale, che addirittura ha scritto che, e perdonatemi qua, sono costretto tra le altre cose a leggerla, che se tu non sei amico, cioè tu puoi denunciare uno e ti posso garantire la tutela a condizione che tu non abbia un interesse personale, e chi lo decide? Che non sia una denuncia strumentale, e chi lo decide?
che non vi sia nessun rapporto di inimicizia tra te e colui il quale, cioè tra colui il quale denuncia e il denunciato, cioè si possono solo denunciare amici di cui ho grande stima, dopodiché non posso fare altro. E la cosa più assurda è che cambiano il testo della norma dicendo non più per come si dice, ad esclusione del fatto che, adesso riassumendo, il giudice decida che tu lo hai calunniato o ingiuriato o diffamato, ma che l'amministrazione può non darti la tutela solo per gli estremi del reato lì. Cioè, se l'amministrazione pensa che tu l'abbia, pensa lei che tu l'abbia calunniato lei o diffamato lei stessa o qualche funzionario suo, allora praticamente a te la tutela non ti viene concessa. E quindi va radicalmente cambiata questa norma, e va cambiata nel senso di una riforma normativa che aiuti a che non solo nel pubblico ma anche nel privato vengano concesse queste tutele. Ultimamente mi sono soffermato, vi sono stati dei fatti di cronaca qui su Trento, di qualcuno interno a qualcosa partecipato della provincia che ha denunciato qualcun altro, e una delle cose che ho notato è che molta stampa si è ridotta al gossip, cioè guardando dal buco della serratura il fatto senza accorgersi che c'era tutto un mondo intorno. Se un'azienda, se un'amministrazione fiscale, faccio l'esempio, viene a sapere che sono stati distorti fondi societari per fare una ristrutturazione ad uso privato di un immobile, quei soldi non potevano essere deducti, e io mi aspetto che l'amministrazione fiscale entri immediatamente dentro quell'azienda accusata di aver fatto quelle cose, prenda i libri contabili e dica: adesso tu mi devi dare conto di tutto quello che tu hai fatto spacchettando quelle attività. È stato fatto? Non è stato fatto? Io non lo so, ma per potermi fidare della pubblica amministrazione io devo poter leggere sul giornale domani mattina che la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate siano entrati in quell'azienda a controllare i bilanci, perché una deduzione di somme che non potevano essere dedotte praticamente è un'evasione fiscale. Allora, voi capite bene che se io non tutelo effettivamente chi denuncia fatti di varia natura, fatti corruttivi, fatti concussivi, anche stupidaggini varie, noi non usciremo dal pantano, da questo puzzolente atteggiamento nazionale contro la corruzione, ma non da parte dei cittadini, da parte della politica. La politica deve dimostrare non solo che sta vicino ai propri figli prediletti, cioè coloro i quali eroicamente si immolano su quell'altare delle norme che consentano di fare emergere fatti criminosi, ma già da domani deve dire che il dipendente privato che abbia rivelato fatti illeciti possa, per la dignità e per l'onestà che ha dimostrato e fedeltà alle norme nazionali, essere assunto senza concorso nella pubblica amministrazione, ottenendo due effetti. Il primo, quello di tutelarlo realmente dall'azienda privata in cui lui ha fatto denuncia di fatti illeciti. E la seconda, educativa, per dire: questi sono i nostri figli prediletti e quindi noi li tuteliamo a costo di assumerli utilizzando le norme previste anche per i figli dei caduti in servizio o per le vittime di mafia. Perché? Perché quello che si combatte quando c'è corruzione è la mafia e gli atteggiamenti mafiosi. Noi siamo in un mondo in cui esiste un sistema corruttivo globale in cui il capitale sta facendo sistematicamente fuori il lavoro e i diritti, e il cittadino deve poter reagire
deve poter reagire sapendo che esiste uno Stato che non si schiera con i più forti, ma si schieri con i più deboli. Deve poter fare affidamento su uno Stato che difende i propri eroi, non che gli faccia procedimenti disciplinari perché denuncia fatti illeciti, mantenendo al loro posto e dando incarichi di responsabilità a coloro i quali si trovano indagati. L'avvocato Pini si sta occupando di fatti sui concorsi ed in particolare su due settori: uno, Polizia di Stato; due, agenzie fiscali. La Polizia di Stato, come ha avuto solo il sospetto che ci potesse essere qualcosa che non andava, ha stabilito attraverso il capo della polizia, e su questo io gli levo il cappello, di togliere tutte le commissioni d'esame, di azzerare gli uffici del personale, di ripetere tutte le procedure. Perché? Perché il principio è che la moglie di Cesare non deve essere solo onesta, ma deve apparire anche onesta, e lo Stato deve apparire onesto, ma tutto appare fuorché questo. Nelle agenzie fiscali è successa una cosa diversa. Addirittura l'Avvocatura dello Stato, come emerge da un'interpellanza di 5 Stelle, unica a avere sollevato il problema da 3 anni a questa parte, su impulso anche non solo del sindacato di Repubblica ma anche dei vari eroi che si sono esposti per fare queste denunce, l'Avvocatura dello Stato, su richiesta chiaramente dell'amministrazione, non credo che l'abbiano fatto a modo proprio, ha chiesto al Consiglio di Stato di assumere comunque gli indagati, perché tanto non c'era il pericolum in mora, in quanto se si fosse verificato che erano tutti colpevoli, poi l'amministrazione li avrebbe potuti licenziare, fermo restando che questi sono reati che vanno in prescrizione molto rapidamente, e quindi praticamente noi ci saremmo tenuti dei criminali sul groppone. Questo è il principio di affidamento dello Stato. Allora, se io non intervengo a livello culturale, io perderò una battaglia che in pochi stanno epicamente combattendo, ma che la massa fa finta di non vedere. Perché? Perché la corruzione non è solo quello di agire, avere tornaconti personali, svendere me e tutta la popolazione. E stiamo parlando di 60 miliardi di euro l'anno di danni diretti solamente dalla corruzione, in tutti gli appalti, nella politica, dappertutto. Quello che noi dobbiamo andare a combattere è l'impoverimento di questo Stato dal punto di vista etico e morale. Noi non possiamo più permettere, e vi sembrerà strano che un sindacato faccia questo tipo di battaglie, soprattutto in questo momento dove il sindacato non sa più che pesci prendere dopo che praticamente è stato smantellato l'impero apparato dei diritti del lavoro. Dove erano? Dove erano quando praticamente noi ci siamo visti ridotti ogni diritto? Ma soprattutto, lo Stato dove sta di fronte ad imprenditori che hanno sulla testa oneri per se stessi e per le generazioni future che non potranno sostenere? Perché? Perché le grandi multinazionali hanno ammazzato tutto, il commercio illegale ha ammazzato tutto, la concorrenza cinese ha ammazzato tutto. Vi chiedo uno sforzo, vi chiedo uno sforzo. Aiutate e aiutateci a proteggere coloro i quali denunciano. Perché? Perché loro sono l'avanguardia isolata di una società che troppo spesso pensa ai fatti propri e non è più capace di vedere oltre il futuro. Noi non ci possiamo più prendere la briga di mantenere con i soldi nostri i nostri figli, perché loro un futuro non ce l'hanno più. E con questo...